Presento il professor Raffaele Simone, che è professore emerito all'Università Roma 3. Ha insegnato linguistica generale dal 1980 all'Università di Roma alla Sapienza come professore ordinario e poi a Roma 3. Ha svolto attività di ricerca in molte università in molte parti del mondo. È stato consigliere editoriale, direttore di opere collettive, collaboratore di quotidiani e periodici, sia europei sia latinoamericani. Vincitore di numerosi premi per la saggistica, ne cito solo due, il Prix de Livre Européen nel 2017 e il Prix de l'Institut de France Fondation Bonnefoy. È dottore honoris causa all'Università di Lund. Membro dell'Académie Royale des Sciences d'Art de Belgique dal 2017 e Chevalier dell'Ordre d'Art des Lettres di Francia dal 2011 e accademico corrispondente della Crusca dal 2019. È autore di oltre 200 articoli di storia della linguistica, linguistica teorica, descrittiva e la sua bibliografia è molto ricca e ampia. Per questo io, per presentarlo e per ragioni di sintesi, sceglierò, diciamo, alcuni libri solamente e ho individuato cinque aree di interesse del professor Simone e ne citerò qualche opera per ciascuna di queste aree. Sicuramente la prima è la linguistica generale. La prima opera da citare forse in questo senso, in questo campo, è la Fondamenti di Linguistica, che è il primo e più autorevole trattato italiano di linguistica Ah, generale. Sì. il primo sicuramente, di questo siamo sicuri. Scusami. È uscito nel 1990. Per la terza e ha avuto ben 35 ristampe. Il nuovo nome dell'ultima ristampa è Nuovi fondamenti di linguistica. Diciamo che la prospettiva e la base teorica del professor Simone è quella di una concezione biologica funzionale del linguaggio che si è concretizzata nell'elaborazione di una sua grammatica delle categorie e delle costruzioni. Gli altri due libri che citerò sono sempre di linguistica generale, sono gli ultimi due cronologicamente usciti, uno è uscito nel 2020, che è il software del linguaggio per le edizioni Cortina, e poi la grammatica presa sul serio, come è nata, come funziona e come cambia per la terza nel 2022, appena uscito. E questo è il libro su cui poi dialogherà il professor Simone con Giuseppe Branciforti. Altro campo di indagine è sicuramente la lessicologia e diciamo, ha diretto opere lessicografiche innovative, e qui da citare sicuramente il Dizionario dei Sinonimi e dei Contrari e il Treccani, il Grande Dizionario Analogico della Lingua Italiana, per la UTET nel 2009 e ha creato e diretto l'Enciclopedia dell'Italiano per Treccani nel 2011. Si è dedicato anche a saggi di analisi della modernità e della società contemporanea che si situano tra filosofia appunto della modernità, analisi politica e sociologica. Tra questi citerei Il paese del pressapoco, uscito da Garzanti nel 2005, che è un'analisi dei caratteri dell'italiano, è una fenomenologia dei costumi, diciamo, del cittadino italiano, e anche con qualche vizio, anzi molti vizi, della società italiana, che è forse un libro, nonostante gli anni, forse ancora per molti versi attuale. Poi naturalmente da citare Presi nella rete, che il sottotitolo è La mente e i tempi del web, ed è un'analisi di come la rete, appunto, insieme alla tecnologia, ai social e a quella che il professor Simone chiama la mediasfera, ha cambiato la nostra mente e il nostro modo di vedere le cose, conoscere e anche scrivere e leggere. Forse è un libro molto utile per gli insegnanti anche oggi per capire le giovani generazioni.
che hanno di fronte a scuola. E poi da ultimo citerei Divertimento con rovine, nella nostra vita, tra guerra e pandemia, che è uscito da Solferino da un mese forse, un mese da e mezzo. 15 giorni. Ah, ecco. Che analizza, diciamo, beh, prende come spunto, diciamo, quello che abbiamo sofferto e stiamo in parte ancora soffrendo e vivendo, cioè la guerra e la pandemia, che hanno messo un po' in crisi, soprattutto nelle società occidentali, alcune certezze, prima fra tutte appunto quella della sicurezza e della pace, ma anche un po', insomma, hanno fatto vedere il lato debole di alcune della nostra identità e appunto della crisi che le società, diciamo, occidentali stanno affrontando. Quarto campo di indagine, possiamo dire che è stata anche la didattica. Qui naturalmente in questa sede ho l'obbligo di citare il suo libro di italiano, che è un manuale per le scuole di insegnamento dell'italiano per le scuole superiori, uscito nel 1979. Ed è stato un libro storico fondamentale. Del 74, scusate. Un libro fondamentale perché in qualche maniera traduceva le nascenti idee, la filosofia, diciamo, dell'educazione linguistica in un manuale per gli insegnanti, ed è stato, diciamo, rivoluzionario e fondamentale in quegli anni. E a questo aggiungerei, per citarne solo due, insomma, diciamo, l'attività di fondatore, animatore e direttore insieme a Alberto Sobrero della rivista Italiano e Oltre, che dall'86 al 2003. Al 2004. 2004, che è stata una rivista, credo, importantissima dal punto di vista della linguistica in generale, ma aveva una particolare attenzione anche per la didattica della lingua e delle lingue e anche per il mondo della scuola. Da ultimo, il professor Simone si è cimentato anche con la narrativa letteraria e qui naturalmente dobbiamo citare Le passioni dell'anima, che è il suo romanzo sulla vita di Cartesio, sull'ultima parte della vita di Cartesio, e che è uscito da Garzanti nel 2011. Ed è stato tradotto in Francia, in francese, nel 2014. Anche a breve, in spagnolo e in svedese. Ecco. E a breve uscirà una sua raccolta di racconti, intitolato Jazz Café e altre storie tenebrose per la nave di Teseo, che siamo molto curiosi di leggere. Ringraziamo il professor Simone per essere qui stasera e per aver, insomma, accettato l'invito di Ciel Veneto. E passerei la parola a Giuseppe Branciforti, che lo intervisterà sul libro La grammatica presa sul serio, che vi faccio vedere. Permettetemi però, prima che prenda la parola Branciforti, di ringraziare voi del GISH di avermi invitato. Io sarei venuto con molto piacere a Padova se l'epoca lo avesse permesso. È una città da cui manco da parecchio tempo, sarei venuto con grande piacere. Quindi grazie a tutti e spero che la lunga lista di titoli che ha elencato Paschetto non vi faccia immaginare che sono una persona noiosa. Spero di dimostrare che non lo sono, almeno quello. Branciforti, sono tutto orecchio. Ok, buonasera a tutti. Prima ovviamente di iniziare con le domande, farò una breve presentazione del libro. Ora, ascoltando Paschetto mi venirebbe... Non farla, per favore. Fai direttamente le domande. Va bene. Allora... No, salvo... Scusate la risposta irruente. È una presentazione breve? Sì, brevissima. Perché più ci allontaniamo dall'inizio dell'operazione, più la carica elettrica scema. E quindi ti raccomanderei di essere molto sintetico. Ok, benissimo. Allora, no, dire in poche parole di cosa parla la grammatica presa sul serio non è semplice, perché le questioni che vi sono trattate sono molte centrali nello studio del linguaggio, come che cos'è il linguaggio, come funziona, come evolve, e ancora che cosa ci dice sulla natura degli umani, che rapporto c'è tra mente e linguaggio, che cosa differenzia la comune alle lingue. Inoltre, i fenomeni vengono affrontati da prospettive diverse.
la prospettiva diacronica, ma soprattutto la prospettiva sincronica e tipologica, cioè quella basata sul confronto interlinguistico. Per chiudere, forse il modo migliore per sintetizzare il contenuto del libro è citando una frase di Jacobson, dicendo che il libro si occupa di lingue e di linguaggio, del linguaggio come invariante universale rispetto alle lingue locali, variate e variabili nel tempo e nello spazio. Questa è la breve introduzione e ora passo alla prima domanda. Allora, il linguaggio non è un sistema simmetrico, tantomeno un sistema armonioso e coerente, anzi è un sistema disordinato e contiene tantissime particolarità, tanto da sembrare un caos sconcertante. Eppure riesce a produrre qualcosa di concordante. Ora, nel libro, per descrivere il sistema lingua, vengono usate diverse immagini, quella dell'arcipelago, della rete di reti, dell'oggetto multidimensionale. Ci potresti spiegare, Raffaele, attraverso una di queste immagini, il sistema lingua e soprattutto dirci come fa un sistema tanto asimmetrico a produrre qualcosa di concordante? Io ho usato diverse immagini perché il mio libro vuole essere un libro non strettamente tecnico, ma il più possibile affabile. E quindi mi sono servito di immagini per dare idea di quello che mi pare di aver capito del linguaggio e delle lingue in tutti questi anni da che mi occupo di questo tema. Una è quella dell'arcipelago. L'arcipelago fatto di isole più o meno grandi, più o meno sporgenti sull'acqua, collegate da mezzi di comunicazione diversi l'una con l'altra, esposte soprattutto al flusso delle maree. Ciascuna di queste isole più o meno grandi, isolotti, è una di quelle che nel libro chiamo sottocomponenti del linguaggio. Per esempio, i meccanismi morfologici, oppure le flessioni verbali, oppure le classi di parole, oppure le costruzioni tipiche come la causativa, la ipotetica e tante altre di cui il libro parla. Perché sono isole di diversa dimensione ed esposte al flusso delle maree? Di diversa dimensione perché alcune di queste operano, hanno effetti su tutto il sistema, altre invece operano soltanto su porzioni del sistema. Inoltre, le maree sono la diacronia, e quindi ci sono degli affioramenti che resistono meglio all'urto delle acque, altri che resistono meno bene e tanto poco resistono che possono arrivare addirittura a scomparire. Questa è una delle immagini. Un'altra delle immagini che uso e che mi è molto cara è quella della struttura della cipolla, che riprende l'idea di Jacobson, secondo cui le lingue sono fatte a strati. Ci sono strati più interni e strati via via più esterni. Quelli più interni, più profondi, sono quelli che il bambino impara per primo, che l'afasico, la grande scoperta di Jacobson, perde per ultime, e che nella diacronia si erodono anche queste per ultime. Al contrario, quelle più esterne sono le più fragili, il bambino le impara per ultime, l'afasico le perde per prime, e la diacronia le danneggia per prime. Naturalmente, una volta detto questo, il libro passa a esemplificare questo e quello. Per esempio, uno degli esempi che io faccio di foglia superficiale della cipolla è il sistema dell'accordo, o se volete il sistema dei casi, i quali hanno una funzione specificamente superficiale, cioè indicano le relazioni tra i diversi componenti di un sintagma, indicano se quale nome ha a che fare con quale aggettivo e quale verbo, quale predicato verbale con quale soggetto, ma non danno informazioni riguardo a nulla di più profondo. Questo è anche il motivo per cui non soltanto le lingue a casi tendono diacronicamente a perderle,
come nel caso delle lingue romanze si vede con particolare chiarezza, ma ci sono lingue a casi in cui negli usi cosiddetti substandard i casi si erodono. Questo accade per esempio nel tedesco parlato di basso livello di accuratezza, e ci sono una enorme quantità di lingue del tutto prive di casi. Il caso più estremo è il cinese, che non ha nessun elemento che indichi il collegamento che c'è fra le parole. Poi si limita ad accostarle, la struttura ad albero del sintagma non lascia, non è assolutamente percepibile. Come accade che in sistemi così asimmetrici, questo è un altro concetto importante nel mio libro, sistemi i cui componenti siano così asimmetrici fra di loro e così asimmetricamente organizzati al proprio interno, funzionino? La domanda che mi fa Branciforti è una domanda molto acuta. La mia personale interpretazione, perché qui il terreno dei fatti gradualmente si abbandona ed entriamo in quello delle interpretazioni, che in fatto di grammatica esplicita sono molto numerose, dato che la grammatica, come ho scritto nei primi capitoli, non si vede da nessuna parte, quindi bisogna estrarla dagli enunciati concreti che noi pronunciamo e scriviamo. Come ho detto nelle prime parti del libro, le lingue riescono a funzionare perché le insufficienze strutturali sono compensate dalla pragmatica. La pragmatica significa anzitutto conoscenza in tempo reale degli elementi rilevanti del contesto, conoscenza di ciò che l'altro sa e che noi sappiamo che egli o ella sa, o di ciò che supponiamo che egli o ella sappia, e inoltre codifica degli scopi, delle intenzioni che noi vogliamo trasmettere attraverso un certo messaggio. Se vogliamo dire così, la pragmatica compensa la grammatica. Ciò che non sta nella grammatica sta nella pragmatica. Naturalmente questo bilanciamento non è sempre perfetto, per questo la comunicazione molto spesso non funziona, però quel tanto di funzionamento che si ottiene, quel tanto di efficienza che si ottiene è dovuta a questo bilanciamento. Un altro dei temi, non so se ci arrivi anche tu con le tue domande, Branciforti, lo accenno solamente e poi ti rilascio la parola. Un altro dei temi su cui il libro insiste molto è la carica pragmatica di una quantità di sottocomponenti del linguaggio. Cioè una quantità di sottocomponenti del linguaggio, incluse alcune classi di parole, hanno delle implicature pragmatiche. E quindi, da questo punto di vista, la grammatica è uno dei canali attraverso cui si esprime il significato, tesi centrale del libro, ma anche uno dei canali attraverso cui si esprime la pragmatica, cioè lo scopo che noi ci proponiamo nel momento in cui produciamo la legge. Chiarissimo, quindi mi verrebbe da dire che la lingua è anche un sistema stratificato, cioè formato da diversi livelli. Uno è quello che nel libro viene definito della grammatica superficiale e l'altro quello della cosiddetta grammatica profonda. I due livelli, ci potrebbe spiegare meglio la differenza tra questi due livelli? Ma i due termini sono stati impegnati e in un certo senso bruciati dalla grammatica generativa da almeno 70 anni, quindi io li ho usati con una certa esitazione in mancanza di meglio. Il concetto è già contenuto nell'immagine della cipolla che ho fatto prima. Gli strati esterni della cipolla sono la grammatica superficiale, per esempio il sistema degli accordi. Le lingue possono perdere il sistema degli accordi, come in effetti è accaduto, pensate ad esempio all'inglese. Il medio inglese aveva un sistema di accordi che l'inglese moderno non ha più,
il latino aveva un sistema di accordi molto più elaborato di quello delle lingue romanze e così via, perdendo gli accordi nulla o quasi nulla dell'informazione rilevante degli enunciati va perduta. Al contrario, se noi perdessimo una costruzione sintattica tipica, sulla quale ho molto insistito, anche perché ci ho le ho dedicato un lavoro una ventina d'anni fa, analitico, se noi perdessimo una costruzione come la causativa, noi perderemmo la possibilità di fare entrare in scena due attori. Uno, che è quello che segue l'azione, del nostro gergo lo chiamiamo l'esecutore, l'altro è quello che la promuove, ma non l'esegue, che nel nostro gergo chiamiamo l'investigatore. Quindi c'è uno che agisce, l'esecutore ad agire. Questa è una... La costruzione causativa è una... a usare una costruzione causativa. Quando io dico ho fatto portare su i bagagli dal ragazzo, io potrei dire tranquillamente il ragazzo mi ha portato sui bagagli. Però io voglio mettere in scena due attori per far capire che uno esegue l'atto e in un certo senso ne porta la responsabilità, l'altro non lo esegue ma ha la facoltà di comandarlo. Quindi, come vedete, già da questo racconto, da questa piccioletta storia, come avrebbe detto Vico a proposito di altro del linguaggio, si ha un'idea del fatto che talune costruzioni mettono in scena una rappresentazione. Questo tipo di fenomeni sono fenomeni profondi che caratterizzano fortemente le lingue. Ho già argomentato in diverse sedi e ripeto stasera, per esempio, che l'italiano è una lingua fortemente orientata alla causatività, cioè presenta come causative una quantità di situazioni che altre lingue non rappresentano come causative. Quindi in italiano molte cose, anche non strettamente causative, si codificano così. Quello è un esempio di grammatica profonda. Mi rendo conto, pronunciandolo, che questo termine in effetti è consunto, però non ne ho trovati, vi assicuro, di migliori. Ora, la grammatica presa sul serio, il titolo un pochino ovviamente provocatorio del mio libro, suggeritomi dalla direttrice editoriale della Terza, io avevo in mente un altro titolo per la verità. La grammatica presa sul serio, questo titolo allude precisamente all'esigenza verso la quale io richiamo l'attenzione dei lettori e delle lettrici di togliere l'accento dai fenomeni superficiali e di enfatizzare invece quelli profondi, sia perché sono per l'appunto strumenti di rappresentazione, di messa in scena degli eventi di cui il linguaggio parla, sia perché, e questo è un tema più delicato che sfioro appena e poi mi fermo sul limitare, sia perché chiamano in causa delle capacità cognitive che si riflettono nelle lingue. Faccio un esempio un pochino frettoloso che spero sia abbastanza eloquente così come lo dico. Si rivendica da molte parti che negli animali ci siano forme diverse di caratteristiche linguistiche somiglianti a quelle degli umani. Per esempio, è stato scoperto questo settore di studi è in grandissima evoluzione, che ci sono dei primati che hanno addirittura dei cenni di sintassi. Però non abbiamo nessun indizio che in queste strutture sintattiche primordiali, a queste strutture sia associata una pragmatica, cioè la capacità di mettere in scena gli eventi. Mentre invece noi possiamo metterli in scena, possiamo smontarli e poi possiamo, attraverso meccanismi di cui anche il libro parla, nel momento in cui li mettiamo in scena, denunciare che quello che stiamo dicendo o è
non va preso sul serio, o perché è falso, o perché stiamo ironizzando sul contenuto di ciò che noi diciamo, o perché invitiamo chi ci ascolta a essere vigilante. Quindi l'intreccio di pragmatica e grammatica che ha luogo nelle lingue verbali è un intreccio unico. E questo intreccio opera essenzialmente attraverso meccanismi di profondità. A proposito di grammatica presa sul serio, nel libro viene detto che la grammatica presa sul serio è la grammatica liberata dalle incrostazioni delle idee sbagliate. Ci potrebbe fare qualche esempio di idea diffusa e sbagliata, cioè diciamo fortemente diffusa e sbagliata? Beh, una delle idee sbagliate a proposito della grammatica è che ci siano lingue logiche e lingue meno logiche. Siccome sto parlando a un pubblico per lo più di insegnanti, questa idea l'avete sentita e può darsi l'abbiate anche praticata, perché quando si parla di questo tema, normalmente la lingua logica che spunta fuori per eccellenza è il latino. Si trova continuamente, anche oggi, e non necessariamente soltanto in scritti di carattere corrente, ripetuta l'idea che il latino addestra al pensiero. Ora, non esiste assolutamente alcun elemento di prova rigorosa di questo fatto, perché è chiaro che chiunque parli la sua lingua in maniera evoluta e consapevole esprime tanta logica quanta potevano esprimerne i romani col latino. Nel sostenere queste idee sono messe anche persone illuminate. Ho menzionato nel mio libro, tutti conoscete, i passi che Leopardi dedica nello Zibaldone, i passi numerosissimi, al diverso genio delle lingue, sostenendo che il francese è la lingua analitica per eccellenza, quindi è la lingua della filosofia e della matematica, e al contrario il latino e il greco sono le lingue della poesia, perché più adatte, i diversi geni porterebbero le lingue a essere particolarmente vocate verso questo o quello. Dal punto di vista storico questo è falso, il giovane Giacomo si sbagliava grossolanamente, anche perché le sue erano idee da poeta che cercava altro nella lingua che la struttura grammaticale. Idee di questo genere sono diffusissime, così come si dice correntemente, non è un'affermazione da persone colte, però si dice correntemente che il tedesco è una lingua che ha particolari vocazioni verso le forme iussive, dai suoni duri, che quindi rivela un'anima dura, cioè sono associazioni, relazioni infondate fra lingua, cultura, animo dei popoli, etnologie, eccetera, che impediscono di prendere sul serio la lingua. Se noi procedessimo di questo passo, dovremmo dire che il cinese, una delle lingue più antiche del pianeta, delle lingue di cultura più antiche del pianeta, se non forse fra le grandi lingue la più antica in assoluto, avendo una scarsissima quantità di segnaletica grammaticale, è una lingua illogica. Per intenderci, il cinese non ha alcun mezzo esplicito, salvo una struttura di uso relativamente raro, per codificare ciò che noi diciamo con la costruzione ipotetica. Se tu fai questo, io faccio questo. Il cinese non ha questa struttura. Noi probabilmente riteniamo che sia una struttura naturale delle lingue, non è affatto vero così, non è affatto vero così, questo non è affatto vero. Il cinese non ce l'ha e usa la sequenza diagrammatica, come noi diciamo tecnicamente, di mettere prima l'evento che sta prima e dopo l'evento che sta dopo. Tu fai questo e io faccio questo. Che poi fra le due... tra i due eventi ci sia una condizionalità, è lasciato
all'interlocutore di desumerlo. Del resto anche noi, nelle forme ipocodificate di condizionale, diciamo arrivi a casa e subito dopo usciamo. Possiamo dire se arrivi usciamo, oppure quando arrivi usciamo. Quindi anche alcuni tipi di temporale sono, diciamo, piuttosto caratteristiche della griffa di una lingua che necessità cognitive. Quindi tra le idee infondate ci sono anche queste, che ci siano lingue più o meno logiche, che ci siano lingue che non siano capaci di esprimere certe relazioni che le nostre esprimono, e così via. Se poi proiettiamo tutto questo sullo sfondo delle lingue creole, a cui il mio libro dedica, sulla base di studi altrui, un notevole numero di osservazioni, dovremmo concludere che queste lingue così povere apparentemente di struttura non servono a niente, non riescono a dir nulla. È esattamente il contrario. Esiste una letteratura creola, esiste una tradizione intellettuale cinese millenaria, e così via. E quindi le lingue, da questo punto di vista, sono, la formulazione è forse un po' esagerata, equivalenti, nel senso che ciò che una dice in un modo l'altra può dirla in un altro, a condizione di conservare la capacità di mettere in scena gli eventi. Aspetto quest'ultimo su cui io insisto molto in tutti i miei lavori degli ultimi 20 anni, perché sono convinto che le lingue non servano, come si dice banalmente, a comunicare, ma comunico attraverso messe in scena, attraverso le quali rappresentano eventi e convogliano informazioni pragmatiche. Vabbè, allora mi verrebbe da chiedere, nel libro alla fine si dice che esistono lingue che hanno un minimo di grammatica. Potrebbe allora chiarire meglio quest'altro punto, quest'altro concetto? Beh, ne ho appena parlato. L'esempio più tipico che si cita a questo proposito, c'è stato un grande studioso di lingue creole e di altro che lavorava all'Università delle Hawaii, che si chiama Derek Bickerton, che ha costruito una triade comparativa come quella di Jacobson. Jacobson ne aveva costruita una tra il linguaggio dei bambini, il linguaggio degli afasici e il mutamento linguistico, la grande triade di Jacobson. Bickerton ne ha costruita un'altra, che è quella fra le lingue creole, il linguaggio infantile e le lingue dei segni. Queste tre lingue, secondo Bickerton, hanno la proprietà di essere lingue allo stato iniziale, con la differenza che la lingua del linguaggio dei bambini evolve ontogeneticamente, i creoli evolvono con lo stesso, una volta creatisi rapidamente, evolvono poi con lo stesso ritmo delle lingue. Basti pensare al fatto che il creolo haitiano a base francese, una volta costituitosi ai primi dell'Ottocento, è diventata lingua standard e segue, diciamo, i percorsi diacronici delle altre lingue. E che la lingua dei segni, anche questa, ha un suo percorso diacronico. Ora, secondo Bickerton, i creoli sono l'esempio più evidente di lingua ai suoi inizi, o come lui dice, di proto-language. Secondo lui, nel libro dedicato un capitolo a questi ragionamenti, i creoli mostrano quali sono gli aggeggi, o se volete gli isolotti, di cui l'arcipelago di una grammatica non può fare a meno se vuole funzionare. Non sono, secondo lui, più di 6 o 7. Naturalmente questo è un tema di discussione, tanto con mezzi comparativi, cioè tirando fuori altre lingue e vedendo se ce ne sono altre che hanno la stessa proprietà, quanto anche con mezzi teoretici, perché è un tipico tema in cui l'analisi dei fatti sfida la teoria del linguaggio. Che cosa serve alle lingue secondo Bickerton?
Serve intanto qualche cosa per indicare gli oggetti, quindi dei mezzi referenziali. Potremmo dire grossolanamente dei nomi, però non dimenticate che noi indichiamo anche con cose che non sono nomi, per esempio con i pronomi. Non solo, ma noi designiamo anche dicendo quella cosa che hai detto oppure quella cosa che hai appena mangiato, per esempio per designare una pera. Non abbiamo bisogno in assoluto di nomi per designare, abbiamo una gran quantità di mezzi per designare. In secondo luogo, dei pronomi personali, sto riferendo le idee di Bickerton, il modo quindi per chiamare me, io, tu, più raramente la terza persona, come aveva mostrato Benvenista, ha un pronome specifico, delle parole interrogative, tipo chi, che cosa, quando, e dei mezzi per segnalare il tempo, i quali mezzi per segnalare il tempo poi nelle lingue creole derivano per lo più per grammaticalizzazione di altri oggetti. Questi sono all'incirca gli oggetti indispensabili delle lingue per funzionare. Del resto, i linguisti accademici presenti fra di noi sanno che ci sono i saggi famosissimi di Daniel Everett, linguista statunitense dell'Università di Berkeley, di cui mi onoro di essere amico, dedicati a una lingua che nel mio libro chiamo erroneamente del Perù in realtà e del Brasile settentrionale, che si chiama Pirahá, in cui, secondo Everett, non esiste praticamente nulla di ciò che noi immaginiamo essenziale alle lingue. Non esistono numerali oltre due, non esistono deittici, non esistono denominazioni di tempo, non c'è nulla che sembri un verbo e così via. Per questo David Gill, altro linguista importante, specialista di lingue dell'area maleo-polinesiaca, ha studiato una lingua che si chiama Riau, Indonesia, una lingua indonesiana, in cui non c'è assolutamente nulla per distinguere le parole. C'è una frase che io ho citato nel mio libro, che adesso non ricordo a memoria, fatta di due parole. La frase è pollo mangia, può significare il pollo mangia, io mangio il pollo, tu hai mangiato il pollo sta mangiando. Cioè tutte le combinazioni in cui l'evento di mangiare e l'oggetto pollo possono essere messe sono codificate dalla stessa sequenza. Come si risolve il problema del Pirahá e del Riau Indonesia? Naturalmente questi sono casi estremi, anzi, se mi permettete il superlativo, estremissimi. Però quelle lingue funzionano. Si potrà osservare che né i Pirahá né i parlanti di Riau Indonesia hanno sviluppato il teorema di Pitagora e quello di Fermat. Si può asserire questo, ma forse non è per motivi linguistici, è che non ne avevano abbastanza interesse. Quindi ci sono lingue senza grammatico quasi, e il mio libro in un certo senso le difende sostenendo che nello studio della grammatica, alludendo in particolare a quello che accade nella scuola, di grammatica superficiale ci si occupa troppo. E alla fin dei conti, forse questo è il cerchio che si chiude, Paschetto ha menzionato il libro italiano, io ho precisato, mettendomi nei guai, che è 5 anni più antico di quanto lui abbia menzionato, quindi il libro italiano era a suo modo, senza i 50 anni che sono intercorsi, una maniera di dar cornate alla grammatica superficiale, se mi permettete questa immagine, cercando di richiamare l'attenzione su qualche cosa di più profondo. Ecco, alla fin dei conti il cerchio si salda, spero che non si chiuda ancora, ma se non altro si salda e si vede che la mia anima era orientata sin da allora verso questo. Ora, un'altra domanda che mi viene da fare è questa. Ogni lingua quindi ha mezzi propri per esprimere i concetti.
E, ogni lingua, lei nel libro, tu nel libro usi una metafora della una cassetta degli attrezzi, alcune lingue hanno determinati attrezzi, altre ne hanno invece altri per esprimere i concetti. Quale sia il numero complessivo di questi attrezzi, ovviamente è impossibile calcolarlo, però ognuno ha dei mezzi propri. Dedichi un intero e lungo capitolo agli attrezzi delle lingue. Alcuni sono universali, altre invece no. Poteste farci degli esempi di attrezzi più o meno tipici, anche qualcuno degli universali, che diciamo che rientra negli universali? Beh, questo capitolo, che probabilmente è più lungo del libro, intanto dico agli specialisti, non è un capitolo sistematico, perché vuole dare soltanto una serie di rapide fotografie su singoli fenomeni interessanti delle lingue, della grammatica delle lingue. Posso farvene una lista rapida prendendola dal mio indice. Qui parlo, ad esempio, degli articoli, del verbo essere, del verbo avere, degli ausiliari e delle parole leggere, tipo fare in far fare. Parlo delle negazioni, il no, il non, dei pronomi e degli aggettivi personali, tutte tematiche che sono standard nella grammatica delle lingue e in particolare nella grammatica scolastica, di cui cerco di dare una panoramica proiettando questi fenomeni su altre lingue, una varietà di altre lingue, tanto lingue da me conosciute quanto lingue sulle quali traggo elementi ed esempi da persone direttamente competenti, da un lato per mostrare che alcune cose sono universali, dall'altro lato per mostrare che tante altre cose non lo sono affatto. Ecco, per esempio, sulla scia di Benveniste mostro con abbondanza di esempi che è come elemento copulativo, intanto i diversi valori di è, che non è soltanto un elemento copulativo, ma fa una varietà di altri lavori, ma soprattutto che è copulativo non è affatto universale, dicendo che l'intuizione di Benvenista, che è stato, come ho detto, fra i primissimi a segnalare questo fatto, può essere adesso verificata su scala planetaria, perché esiste uno strumento che si chiama Atlante delle strutture linguistiche e le lingue del mondo, citato estesamente nel mio libro. È un Atlante online, dove per alcune centinaia di fenomeni si può vedere a colpo d'occhio, con una serie anche di brevi saggi esplicativi, quali sono le soluzioni che le lingue del mondo scelgono questa o quella funzione. E questa è una cosa di grandissimo interesse, così come è di grandissimo interesse il fatto che il verbo avere come verbo di possesso è una rarità. La maggior parte delle lingue non esprimono il possesso mediante il verbo avere o qualche cosa di somigliante, ma per esempio adoperano diffusamente la metafora della prossimità spaziale. Quindi io ho un libro è presso di me. Questo è ciò che fa il russo, che dice un libro è presso di me. Molte lingue fanno così, altre lingue dicono il libro è su di me, proprio su di me. Questo è ciò che fa il turco. Se io voglio dire ho molti soldi, devo dire molti soldi sono su di me. Ci sono studi tipologici sulle soluzioni che le lingue scelgono per indicare il possesso. Io ne ho estratto, diciamo, l'essenza per mostrare che questa struttura alla quale siamo così affezionati non è affatto universale. Un'altra cosa che
che ho messo in rilievo e che mi sta particolarmente a cuore è che ci sono, c'è una certa portata pragmatica, l'ho accennato all'inizio, anche nelle classi di parole e in particolare in taluni verbi. Ho portato l'esempio della famosa, del famoso passo di Dante dove Dante incontra il padre di Cavalcanti nell'inferno. Segnalo a questo proposito, per chi avesse letto il libro, che in questo passo si è annidato un qui pro quo tra i più straordinari della mia vita, perché per 3 pagine io chiamo il padre di Cavalcanti, invece che Cavalcante Cavalcanti, come si chiamava, lo chiamo Farinata e Ghiberti. Ho corretto 3 giri di bozze e altrettanti ne ha corretti la editor, ma nessuno di noi due si è reso conto che stavo facendo un qui pro quo. Allora, ricorderete anche voi il passo, no? Il padre di Cavalcanti, siccome Dante gli dice, gli parla del figlio usando un passato remoto, lui dice, ma come? Tu dici ebbe, non siede gli occhi suoi lo dolce lume? Quindi ebbe vuol dire che è morto? La luce non colpisce più i suoi occhi? Da qui io ho montato un ragionamento che a me sembra meritevole di essere sviluppato ulteriormente, probabilmente non da me, anzi sicuramente non da me, sul fatto che talune forme verbali portano informazioni di carattere implicativo. Se io dico quella persona ebbe, Napoleone nacque, in un certo modo sto implicando che Napoleone non è più, è morto. Se invece dico Napoleone è nato, sto implicando che Napoleone è ancora qui fra noi. Naturalmente potrete obiettare che questa distinzione oggi è in crisi in molte lingue romanze, in francese è scomparsa già nel 700, il passé simple corrispondente al passato remoto si trova solo nell'eloquio delle classi coltivate, degli accademici, degli scrittori accurati, eccetera, a vantaggio della forma composta, passé composé, passato prossimo praticamente, e che in italiano sta accadendo lo stesso. Sui giornali, anche su in prose coltivate, voi trovate la scritta Cesare è nato, cosa che a me mi fa sobbalzare, ma la distinzione antica va perduta e così va perduta anche l'implicazione contenuta. Però l'implicazione può essere anche contenuta nella scelta specifica del lemma, l'implicazione pragmatica. Qualche volta la mia compagna mi dice adesso ti porto a spasso, normalmente io mi ribello osservando tu non mi porti nessuna parte perché io non sono un pacchetto. Cioè nel portare, questo i teorici della semantica generativa lo sapevano già benissimo negli anni 70-80, nel verbo portare c'è l'implicazione che la gente che porta ha un potere di dominio sull'oggetto portato e che viceversa l'oggetto portato non ha nessun controllo o quasi nessun controllo sull'evento. Quindi portare contiene una messa in scena, ritorniamo al mio concetto di prima, perché implica che la gente abbia forte controllo e l'oggetto sia praticamente inerte. Quindi diciamo, per parlare gergalmente, che ha una ergatività particolare che tale che se l'oggetto è una persona, questa persona si può tranquillamente risentire come per lo più poi accade. Quindi il lessico e la grammatica sono gravidi di pragmatica. Un altro tema che ho discusso in questo capitolo sulla cassetta degli attrezzi, metafora presa in prestito da Wittgenstein, come sicuramente sapete, è quello degli aggettivi. Ci sono varie classi di aggettivi, cose che i linguisti sanno, anche se non hanno ancora finito di elencarli tutti.
elencarle tutte, però gli aggettivi non sono indispensabili. Ci sono lingue che non ne hanno. C'è il famoso studio di Dixon intitolato Dove sono andati a finire gli aggettivi, che mostra che per le lingue australiane, di cui Dixon era ed è uno dei massimi specialisti, ci sono lingue, io ne riporto un paio, in cui delle cose che noi possiamo chiamare aggettivi si riducono a 7-8 voci, riguardanti essenzialmente alcuni ambiti semantici, dimensione, peso, lontananza, eccetera. Che fine fanno gli aggettivi? Gli aggettivi per lo più si vanno a incanalare, l'informazione aggettivale, per me, va a incanalarsi sotto qualcosa che può sembrare un verbo. Questo accade in giapponese, è un caso molto studiato, aggettivi e verbi. Non c'è nulla che ci permetta di distinguere aggettivi e verbi, l'oggetto linguistico è lo stesso, anche se poi nel tradurre in alcuni casi prendiamo un aggettivo, in altri casi un verbo. L'equivalente italiano, che però non è sistematico, potrebbe essere la luna biancheggia, oppure il cactus verdeggia. Questi sono verbi che contengono informazione aggettivale, perché non indicano eventi, ma indicano proprietà. Il cinese è abbastanza di questo tipo. In cinese ci sono una varietà di parole che, con l'aggiunta di una particella chiamata normalmente nominalizzatore, che è la particella d, diventano aggettivi, e così via. Quindi questo capitolo serve a dar l'idea della non universalità di taluni aggeggi che noi consideriamo invece universali, e della varietà di forme con cui le lingue rispondono a quelli che probabilmente possiamo considerare esigenze cognitive profonde. La prima delle quali, nel mio modo di vedere, nella grammatica delle costruzioni e delle categorie, che io del resto nel mio libro non menziono mai, è quella di mettere in scena rappresentazioni dotate di forza pragmatica. Ecco, questa potrebbe essere la sintesi astratta, più sintetica, più asciutta che io possa dare al mio libro. Allora, un'altra domanda, e credo che possa essere l'ultima forse, comunque un'altra domanda importante è questa. Le lingue, essendo sottoposte al tempo, evolvono. Ora, la direzione, come diceva Sapir, è prevedibile, non è invece prevedibile nell'esito finale né la velocità. A proposito di prevedibilità, nel libro vengono descritti alcuni cicli evolutivi, come quello della preposizione con, della negazione e così via. Ci potrebbe chiarire meglio il concetto di ciclo evolutivo, che credo che non abbia a che fare con la circolarità, un concetto che credo che sia, diciamo, assente dalla linguistica. Il concetto di ciclo è un concetto che risale a quello che pare a Gablenz. Ne ho parlato nel primo dei libri che avete menzionato, cioè il software del linguaggio, il quale intuì in qualche forma, senza arrivare a usare il termine che fu poi proposto qualche decennio più tardi da Meillet, di grammaticalizzazione. Cioè Gablenz dice: ci sono alcune categorie di parole che tendono stabilmente, regolarmente, nella diacronia a diventare qualche altra categoria di parole. L'esempio più a portata di mano è: i participi presenti diventano aggettivi e gli aggettivi che erano participi presenti diventano nomi. Quindi noi abbiamo presidente che è diventato un nome, rilucente che è diventato un aggettivo. Questo è un ciclo. Questi cicli possono avere 2, 3, 4 passaggi, e la teoria della grammaticalizzazione
cerca di ricostruire i cicli tipici che le lingue coerentemente attraversano, trasferendo gli elementi grammaticali da una categoria di parole a un'altra. È ben conosciuto il ciclo cosiddetto di Jespersen, di cui parlo nel mio libro. Jespersen non sapeva di aver identificato un ciclo, ma Dahl, 60 anni più tardi, ha dato alla sua scoperta questo nome, che ormai circola ed è piuttosto efficace, che è il ciclo della negazione. In molte lingue la negazione comincia con un elemento preposto, poi si dota di un elemento secondo posposto e quindi è fatta di due elementi. In una terza fase l'elemento preposto, originariamente l'unico veramente negativo, cade e rimane solo il posposto. Questo è il caso del francese N, negazione unica agli inizi, che diventa negazione doppia con l'aggiunto di pa o point. Nel parlato corrente e anche nello scritto, N ormai è caduto e si nega soltanto col pa, non con point, ma col pa sì. Questo è il ciclo di Jespersen. L'italiano l'ha attraversato perlomeno nelle sue forme parlate e in alcune varietà regionali alla stessa maniera. Io dico, non c'è mica niente da fare. Questo doppio elemento negativo, a un certo punto, per la fase successiva del ciclo, perde l'elemento primario e rimane mica c'è niente da fare. E così via. Io ho studiato in particolare un ciclo semantico, lessicale, che ho chiamato per l'appunto il ciclo lessicale, ho dedicato diversi lavori e di cui parlo tanto nel software del linguaggio quanto nella grammatica presa sul serio, che è il fenomeno seguente. Una grande varietà di nomi deverbali, quindi di nominalizzazioni, originariamente indicano processo, successivamente per un ciclo regolare nelle lingue, passano a indicare il luogo in cui il processo accade, le persone che svolgono il processo e altri oggetti via via meno materiali implicati nel processo. Un esempio che faccio nel libro e che mi sembra molto parlante è quello di ingresso. Ingresso originariamente indica un luogo, scusate, un evento, il fatto di entrare, poi indica il luogo attraverso cui si entra, per esempio nelle case, poi indica, per esempio, nei teatri e nei cinema, le persone che entrano, poi indica, per esempio, nei teatri e nei cinema, i biglietti con cui le persone che entrano sono entrate attraverso l'ingresso. Quindi c'è un ciclo da evento, luogo, persona, oggetto astratto. Ci sono una serie di cicli che in alcuni lavori ho ricostruito e di cui parlo anche in questo libro, che hanno diverso grado di frequenza. Ce ne sono alcuni più frequenti e altri meno frequenti. Uno molto frequente è quello, per esempio, da nome di processo a persone che svolgono il processo al luogo in cui il processo si svolge. Esempio, redazione. Redazione è dapprima un'operazione, poi diventa il luogo in cui l'operazione si svolge, poi diventa le persone che svolgono quell'operazione. Quindi da processo a gruppo umano, attraverso il luogo. Ci sono 7, 8, 10 tipi di processo che si possono, di ciclo lessicale che si possono facilmente ricostruire, e siccome questi cicli sono, come diceva Prestian in un famoso suo lavoro, creano polisemia regolare, ci permettono di prevedere ciò che accadrà alla fase successiva. E quindi ci permettono anche di rispondere a una domanda ingenua che i linguisti fingono di non farsi, ma i parlanti si fanno tranquillamente, e cioè il significato tale nella parola tale è possibile oppure no? In realtà è possibile se il ciclo lo prevede. Volevo dire un'altra cosa, però l'ho persa per strada. Questi sono esempi di cicli.
Quindi cicli che riguardano tanto le forme quanto il significato, in cui quindi grammatica e lessico, un tema branciforte che fino adesso non abbiamo toccato e forse non faremo in tempo a toccare, anche perché sto perdendo la voce, è un tema importante nel mio libro, grammatica e lessico si bilanciano, è un'altra delle coppie che si bilanciano nel funzionamento del linguaggio. Perché dico questo? Perché i cicli, se sono regolari e se possiamo reperirne la ricorrenza anche in lingue difformi, possono aspirare a essere dichiarati universali. Se sono universali, vuol dire che sono parte della grammatica profonda, cioè che non hanno più a che fare con la buccia delle lingue, ma che hanno a che fare con le nostre capacità cognitive. Ecco. Elena, abbiamo tempo per un'altra domanda, così tocchiamo quello che diceva il professor Simone prima, perché nel libro viene detto che la lingua è formata dal lessico e dalla grammatica. La grammatica però è più forte del lessico. No, non è proprio così, scusami, devo correggere. Allora, scusa. La formulazione che io do e che mi sembra più corretta è questa. Il significato che noi abbiamo in mente, per esprimersi, si incanala in due direzioni diverse e parallele. Quindi non è la lingua, è il significato, che sono la grammatica e il lessico. Sono due percorsi paralleli attraverso cui il significato si incanala. Quindi sono entrambi portatori di significato. Ecco, qui ti ridò la parola. Ok, portatore di significato, ma la grammatica è più forte del lessico, una specie di filtro. Ci potresti spiegare meglio la forza della grammatica, quindi è necessaria la grammatica addirittura o è anche prevalente rispetto al lessico? La grammatica e il lessico modellano il significato in due maniere diverse. L'una con l'arcipelago di cui ho parlato finora, l'altra attraverso essenzialmente le classi di parole. E anche attraverso qualcosa di più elaborato, che io chiamo formati semantici, ma di cui stasera non dirò nulla perché non ne abbiamo il tempo. La mia tesi è una tesi forte, me ne rendo conto, e quindi richiederebbe un'argomentazione ben più ricca di quella che sono in grado di dare adesso e sto perdendo la voce. La mia tesi è che la grammatica è più forte del lessico perché si impone al lessico, cioè la grammatica dà forma al lessico. Questo si vede dal fatto che le parole rispettano dei formati, per esempio rispettano una struttura fonologica, una serie di strutture fonologiche obbligate, una serie di strutture morfologiche obbligate e soprattutto rispettano una serie di formati semantici. Noi non possiamo combinare le parole, gli elementi morfologici come vogliamo. Dobbiamo combinarli secondo gli ordini che la nostra lingua prevede. Cioè secondo un formato morfologico che è un aspetto della grammatica. I formati semantici sono l'aspetto più interessante al quale ho dedicato diversi studi negli ultimi anni. Per esempio, le lingue hanno probabilmente come universale il formato semantico agente. Agente significa qualcuno che fa qualcosa, anche se questo far qualcosa si può presentare in diverse forme. Si può presentare in forma permanente, professionale, e in forma occasionale, fa qualcosa adesso. Alcune lingue distinguono. Intanto ci sono lingue che danno una forma morfologica specifica a questo formato semantico. In italiano noi abbiamo iere, che indica normalmente un agente, tranviere, ferroviere e così via. Naturalmente non lo fa in maniera sistematica, però lo fa in maniera abbastanza vasta da imprimersi come formato. Altre lingue come l'arabo hanno il malgascio, di cui do degli esempi, però con l'arabo, avendolo studiato 10 anni, sono più sicuro. L'arabo ha
una struttura morfologica tipica che significa agente. Questa struttura è una struttura vocalica, la vocale A e la vocale in lunga separate da consonanti significano, qualunque siano le consonanti, qualcuno che fa ciò che le consonanti indicano. Il greco antico, come ha mostrato Romano Lazzaroni in uno dei suoi ultimi lavori, ha una terminazione per indicare l'agente permanente, cioè qualcuno che fa qualcosa per professione, e un'altra terminazione per indicare l'agente occasionale. L'agente permanente è indicato spesso dalla terminazione tor, l'agente occasionale dalla terminazione terra. Che vuol dire agente permanente e agente occasionale? C'è la stessa differenza che c'è fra autista e guidatore. Designano lo stesso tipo di agentività, però l'autista è uno che lo fa per mestiere e che è autista anche quando non guida. Questa è la distinzione. Mentre invece il guidatore è uno che fa quell'operazione lì, ma è guidatore soltanto fino a che sta guidando. Quando scende dalla macchina non è più guidatore. La stessa cosa accade con altre coppie. Scrittore e scrivente, se vogliamo, dicono più o meno la stessa cosa. Lo scrittore è uno che lo fa per mestiere ed è scrittore anche quando dorme. Lo scrivente è uno che sta scrivendo, ma soltanto quando sta scrivendo. Quando cessa di scrivere non è più scrivente e tantomeno scrittore. Ora, l'aspetto interessante è che questa, la presenza del formato agente nella stragrande maggioranza delle lingue note, come si desume dall'Atlante delle strutture sintattiche delle lingue del mondo in sigla WALS che ho citato prima, significa secondo me soltanto una cosa, cioè è la nostra cognizione che ha bisogno di rappresentarsi il mondo suddistinto in alcune categorie fondamentali. Io però, se permettete, mi fermerò qui.